Gentili telespettatori, buona giornata. Rassegna stampa di oggi, mercoledì 12 luglio 2023. Partiamo con il Corriere della Sera. Ucraina nella NATO, ma non ora. È la risposta ovvia dell'Alleanza Atlantica all'Ucraina, perché fare entrare l'Ucraina durante un conflitto significa che la gran parte di noi che stiamo ascoltando dovrebbe prendere lo zaino e partire per la guerra, e non mi sembra che sia quello che l'Alleanza Atlantica voglia. Quindi Zelensky si è infuriato perché entrano altri stati nella NATO e lui no, ma la NATO dice: prima finisce la guerra e poi entrerete nella NATO, perché adesso porterebbe a uno scenario catastrofico. E così l'alleanza, mancano alcune condizioni. Zelensky, incertezza assurda, Meloni vede Erdogan. E poi andiamo a vedere che l'intelligenza artificiale cambierà il pianeta. E poi andiamo a vedere che così cresce il patrimonio dei fratelli Berlusconi, l'eredità del Cavaliere. PNRR, ritardi e liti, 10 modifiche per avere i fondi, il piano Fitto, intesa con l'Europa. E poi il via alla card per le spese alimentari, un aiuto di 382,5 euro per 1,3 milioni di italiani che avranno questa card da utilizzare una tantum, ricaricata con 382,5 euro. Andiamo a vedere adesso La Repubblica, che titola: Rai, tempo di censura, PNRR, il governo cambia i piani per salvare la quarta rata dei fondi dell'Unione Europea. Bene, servizio pubblico, ci sono delle lamentele che arrivano dalla sinistra perché alcuni telegiornali starebbero mettendo in risalto notizie positive per il governo, e quelle un po' scomode verrebbero modificate, tagliate, messe in fondo. Ma così è la vita, nel senso che ogni governo che arriva mette le mani sulla RAI. Pertanto è una legge dello Stato del 2015 di Renzi che chi arriva al governo ha il diritto dovere di mettere le sue persone in RAI, e la RAI diventa uno strumento di propaganda di chi governa. Quindi quando c'era la sinistra che controllava la RAI, tutti zitti; oggi che c'è la destra, tutti in piedi sulle sedie. E poi vediamo: la NATO non apre a Kiev, ira di Zelensky. Ma come vi dicevo prima, è anche ovvio e normale, a meno che noi tutti non vogliamo prenderci uno zaino militare e partire. Ecco, andiamo poi a vedere La Stampa, che titola: caos PNRR, allarme conti pubblici, Bruxelles pronta a esaminare i nuovi piani italiani, tempi lunghi per i fondi, social card a 380 euro per i più poveri. Giorgetti, il ritardo diventerebbe un problema, Schlein, premier ostaggio di inchieste e scandali. E vediamo che a Strasburgo Greta guida gli attivisti, l'Unione Europea pensa solo ai giochi elettorali. E poi vediamo: Meloni resta stabile, ma le grane di partito costano 2 punti a Fratelli d'Italia. Vediamo lì un sondaggio: Fratelli d'Italia 27,4, Lega 9,8, Forza Italia 7%, totale centrodestra 44,7. E poi vediamo Movimento 5 Stelle 18,3, Azione 4,2, Italia Viva 3,9, PD 20,8, Verdi Sinistra 2,5, totale centrodestra 25,3, indecisi 34,7. E poi andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano, che titola: tasse, sinistra ossessione, le mani della Schlein sulle nostre eredità, ha presentato il piano fiscale del nuovo PD, oltre al salasso sulle rendite, più imposte sulle successioni e riforma del catasto, a rischio le case. Social card da 380 euro, caro prezzi, il governo aiuta i poveri.
e poi vediamo il fango di report, va bene, i dubbi sui giudici no. In Rai si può criticare soltanto la destra. Andiamo adesso a vedere il giornale. Bomba sulle vacanze, sciopero spacca estate, agitazione nei trasporti, a rischio ferrovie e voli in pieno esodo. E Salvini media, non paghiamo, non paghino gli italiani. Ucraina nella NATO, ma senza tempi certi, Zelensky si infuria e parte dedicata a te una social card che vale 380 euro. La ricorrenza, un mese senza Berlusconi, il suo progetto è sempre vivo. PNRR, ritoccati 10 punti, Fitto assicura, c'è l'intesa con l'Unione Europea per la quarta rata. Metropoli al collasso, Roma capitale dei rifiuti e della vergogna. Dem, con il suo sindaco Gualtieri, che è il meno stimato, è il sindaco meno stimato di tutta Italia, secondo gli ultimi sondaggi. Andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano, che titola, vediamo se si apre, non si apre il Fatto Quotidiano, passiamo alla Verità, la Verità che titola giochi sporchi sui morti di caldo, la nuova religione che nasconde corposi interessi, come provano articoli di 20 anni fa, periodi bollenti, annessi, decessi a loro attribuiti ci sono da sempre. Ora però Repubblica si lancia in una campagna terrorizzante sul cambiamento climatico, sarà mica perché gli Agnelli hanno investito milioni sul green. Finanziato dall'Unione Europea, lo studio assai dubbio per spingere la legge natura. Oggi il voto chiave. Poi vediamo Mattarella, annunci disattesi, incarichi contestati, conflitto di interessi, ecco il vice del Consiglio Superiore della Magistratura. Speranza Conte, inchiodati alla loro contraddizione, la commissione d'inchiesta. E poi Ucraina, la NATO frena Zelensky, sbrocca. E Venezia, contestata anche in Italia, suona inni fascisti. Ma incredibile, incredibile, che paese. Andiamo a vedere adesso il Tempo, ma è quello di ieri, quindi passiamo direttamente a Il Messaggero, che titola autonomia, mossa Fratelli d'Italia, la scuola resti statale, PNRR, cambiano gli obiettivi. Andiamo a vedere adesso il Sole 24 Ore, che titola Diamond, inflazione dura da battere, arriveranno altri aumenti dei tassi. E poi vediamo PNRR, il governo rivede con l'Unione Europea 10 obiettivi su 27 della quarta rata. Andiamo a vedere adesso Il Mattino, che titola autonomia al rallentatore, DDL Calderoli, 557 emendamenti, Balboni, tempi lunghi, mossa di Fratelli d'Italia, la scuola resti statale. E poi l'adesione di Bonaccini e Manfredi alla manifestazione del PD a Napoli, ma De Luca non ci sarà. Andiamo a vedere adesso il Gazzettino, Veneto strappo sui profughi, atteso l'arrivo di 4.000 migranti, accordo, regione, consumi e perfetti, Zaia serve un'accoglienza diffusa e poi le modifiche del PNRR. Andiamo a vedere adesso il Secolo XIX, PNRR allarme sui conti. E poi vediamo, così viviamo affacciati sull'autostrada a 12, la procura sequestra la Galleria del Rogo, qui siamo probabilmente a Genova. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.